mia personale, dell'amministrazione comunale e del sindaco che oggi è in Francia per siglare un accordo transfrontaliero, ma chi è più social avrà visto che ieri sera il suo compleanno e ha scritto che il regalo più bello che ha ricevuto è quella della comunicazione dell'accordo. Questo dimostra quanto ci teniamo. Abbiamo seguito fin dall'inizio con passione questa vicenda e non vi nascondo che anche noi, parlando con loro, potevamo ipotizzare lo scenario più negativo e pensare a questa struttura come una dei tanti capannoni chiusi che ci sono in Piemonte. La cosa per fortuna è andata bene, voglio fare i complimenti a voi perché l'avete gestita con una dignità assoluta e non è facile perché quando si rischia il posto di lavoro si perde anche la serenità. Il complimento va ai sindacati, io non conosco, non ho mai partecipato a una trattativa, ma li ho visti cattivi nel momento in cui bisognava essere duri. E hanno temporeggiato quando bisognava prendere tempo. Quindi complimenti a tutti perché avete fatto un grande lavoro. Non era scontato che in un periodo appunto di Covid, di crisi economica che dura da anni, qualcuno pensasse a voi, a Saluzzo, al territorio. Avete citato Amilcare Merlo, io pensavo fosse unico, probabilmente ce n'è un altro, però un'azienda patronale ha anche la sua importanza. Qui abbiamo delle realtà importanti, la Sedami, la Pagliero, l'Ara stessa. Le radici, magari si deve correre un po' di più, però hai delle tranquillità, delle certezze che i multinazionali non danno, perché oggi vengono qui, prendono e poi si spostano magari in Polonia dove prendono più incentivi. Quindi direi che si è chiusa, diciamo che il percorso, come hanno detto loro, sarà ancora lungo, bisogna ancora avere pazienza, però vediamo un traguardo che è sicuramente positivo. L'augurio che faccio a tutti voi è che nella riconversione, io ne ho anche subita una nel percorso di lavoro, cambia quando cambi lavoro, però possiate trovare la serenità e soddisfazione in quella che sarà la vostra mansione, perché la serenità del lavoro è importante nella vostra vita, nelle vostre famiglie e quindi. Dai, facciamoci gli auguri perché è importante per voi e è importante per anche la nostra comunità. In bocca al lupo.